Allora, intanto grazie ancora a Fausto Bertinotti che ci onora sempre della sua presenza. E facciamo oggi, che è un po' anche una giornata triste per noi, per la scomparsa di Citto Maselli, che è stato un nostro compagno e con noi ha condiviso parecchia strada. E la prima cosa che ti chiedo è un tuo ricordo di Citto. E Beh, saluto. indubbiamente è stato una parte importante della nostra storia comune. È un militante, un comunista, un intellettuale di quella fase della storia del paese in cui l'intellettualità italiana era socialista, comunista, soprattutto comunista. E che ha consentito loro di dare un contributo straordinario proprio sul terreno specifico del linguaggio artistico. Citto è stato un regista importante, un regista che ha fatto i Delfini, un regista che ha attraversato un ciclo intero, poi con una passione per l'organizzazione cinematografica, non solo del cinema. Ha presieduto questa associazione protagonista delle vicende pubbliche italiane degli autori cinematografici. Sono protagonista di un grande momento pubblico a Venezia, ma non vorrei ricordare solo i suoi aspetti politici, che poi in larghissima misura lo esprimono anche come militante di partito, del Partito Comunista, poi in Rifondazione. Non so se il termine intellettuale organico che si usava per definire quella stagione sia usabile, se è usabile, Citto se l'è meritata tutto tondo, sia per la capacità di produzione artistica che di militanza politica, che sono state tenute insieme, senza strumentalità, anche con una libertà di ricerca che lo ha fatto così rilevante nel panorama politico italiano e cinematografico. Grazie. Perdiamo una cosa che si può aggiungere, almeno questa è personale, è che siamo sempre più soli, perché c'è stato un tempo in cui la scomparsa di intellettuali, di militanti, di compagni e compagne era parte di una storia che anche con la loro scomparsa si rinnovava, con un cammino che proseguiva. La tristezza è il dramma dei nostri giorni, che invece ogni volta che qualcuno di questi ci lascia più soli. Sì, è vero, ricorda la grande siccità che il Del Po. nostro tempo. Esatto. E io qui con te ho anche Roberto Musacchio che mi invito per la prima domanda. Diciamo la questione su cui volevamo coinvolgerti oggi. Prego, Roberto. Sì, grazie Roberto, ciao Fausto, mi associo Ciao Roberto. alle cose che hai detto di Citto, insomma, anche l'ultima, insomma, e che pure va indagata. E per questo abbiamo pensato anche di fare questa chiacchierata con te su un tema di attualità, cioè il rapporto tra Francia e Italia, diciamo così, che cosa ha da dire alla Francia all'Italia. Quindi, come abbiamo poco tempo, ti metto insieme due cose, una storica che sempre un po' ricostruire, me la sono andata a rivedere, chissà se tu te la ricordi. Ma il primo attacco alle pensioni avviene contemporaneamente in Francia e in Italia. In Italia col governo Berlusconi e in Francia c'era Chirac, presidente della Repubblica, e Juppé, presidente del Consiglio. Lo devo a una segnalazione di un compagno su Facebook, un compagno francese, vedi che serve anche Facebook. È il 95. C'è grande lotta in Italia e in Francia ancora di più, probabilmente. In Italia cade il governo per la rottura tra Berlusconi e Fini, Berlusconi e la Lega e Bossi, a cui contribuì il tema delle pensioni, e si va al governo Dini invece che andare alle elezioni, come noi dicevamo, e il governo Dini fa una riforma, tra virgolette, molto simile a quella che era stata negata a Berlusconi. Insomma.
colpisce, no? Perché loro almeno per 20 anni si sono salvati da questa riforma e colpisce poi anche, io credo, il percorso storico, perché nel frattempo in Francia 3 settimane di sciopero generale del 95, Juppé si arrende, blocca la riforma, sopravvive per un pochino e poi nel 97 si va alle elezioni e viene eletto Jospin, cioè con un percorso molto più lineare rispetto a quello contorto e dannoso fatto in Italia. Questa è la prima questione su cui ti volevo far riflettere. Ci metto la seconda. In questo momento in Francia c'è quella che tu spesso hai chiamato come rivolta, forse pensi che si possa definire così quella che c'è in Francia, e a questo punto anche quale prospettiva si può determinare tra la rivolta e una soluzione positiva della situazione. Guarda, Roberto, sulla prima, ma hai già detto tu, perché basta la cronaca, insomma, la cronaca dice di una differenza significativa che in Italia è stata determinata da un'esperienza di governo che si ripete poi più volte in Italia, con l'ingresso di quelli che vengono chiamati tecnici, Dini così appare, che già dall'inizio, attraverso la sua connotazione, apre una discussione a sinistra se sia uno stato di necessità oppure invece debba essere rifiutata. E già questo in qualche misura riduce la capacità antagonista della sinistra politica italiana, ne mina, diciamo così, il fondamento. E da qui, da là fino alla Fornero, una storia di sconfitte, e in Francia una storia di lotta, di tenuta, che anche in questi ultimi 6 anni, prendo questi perché sono gli anni dell'ultima fase del tentativo di controriforma, vengono non arginate, ma contraddette da un moto popolare che prima per lunghissimamente blocca la controriforma ed è arriva al punto cruciale di oggi. Punto cruciale di oggi, che secondo me merita una riflessione rilevante, perché intanto bisogna capire di che si tratta. In Italia spesso trovi persone anche vicine che dicono: beh, ma come mai? Da noi l'età pensionabile è ben più alta di quella francese. In Francia si passa da 62 a 64 anni, ma non è poi così grave. Com'è che si determina un movimento di lotta così duro, imponente, aspro, fortissimo? Dunque, intanto la risposta è che in Francia è maturata un'idea del rapporto tra tempo di vita e tempo di lavoro, che noi, che siamo stati anche meglio su questo terreno negli anni 70, invece abbiamo sostanzialmente dismesso. Nel rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita, infatti, intanto è segnato dalla riduzione dell'orario di lavoro con Jospin. E poi dall'attuazione di quelle 35 ore, che non sono mai state messe in discussione. Guardate che è una cosa rilevante questa. Anche nel tempo del liberismo che avanza in tutta Europa, non ce la fa a sfondare contro questa muraglia civile, democratica, umana della riduzione dell'orario. E questo spiega anche la fortissima resistenza sul prolungamento dell'età pensionabile. Non è solo la pensione. È il tempo di lavoro rispetto al tempo di vita, reso ancora più acuto dal fatto che non siamo in un regime di abbondanza del lavoro, ma in un regime di lavoro precarizzato, di aree di lavoratrici e lavoratori impediti al lavoro, e in cui la vecchia formula lavorare meno per lavorare tutti sarebbe persino di buon senso, altro che rivoluzionaria. In Francia questa cosa resta e questo diventa una potente forza, lo dicono tutti gli osservatori, contro la controriforma di Macron. Cioè, e qual è diciamo, la molla? La molla è costituita dalla individuazione di un'ingiustizia intollerabile su questo proprio terreno, quella secondo cui i più penalizzati sono i lavoratori che più hanno pagato in termini di sacrifici perché sono andati a lavorare giovani. E quindi questo prolungamento da 62 a 64 anni
è, come dire, è uno schiaffo a coloro che già hanno lavorato tanti e tanti anni e che erano prossimi a una pensione che adesso viene loro negata e che viene considerato come uno schiaffo sulla loro faccia di chi aveva contribuito appunto così potentemente alla crescita del paese. Lavoratori quindi traditi. Questo tradimento è colpisce gli economicamente, ma ancora di più li colpisce culturalmente, civilmente, nel momento in cui, peraltro, si constata che un lavoratore manuale ha un'attesa di vita che è 6-7 anni inferiore a quella di un lavoratore, che so io, intellettuale, di un professore universitario, di un docente, di un medico. E questa cosa diventa una potenza, questa critica diventa una potenza, anche perché il deposito dei Gilets jaunes ha costituito una risorsa per il paese, perché non è stato cancellato, ma è entrato nella memoria popolare come della possibilità di mettere in campo lotte poderosissime e lunghissime, che con un intreccio tra sciopero e mobilitazione di piazza imponente, con la possibilità di trascinare dentro ceti sociali anche diversi, in una vera e propria manifestazione che secondo me può benissimo essere chiamata di rivolta. Perché di rivolta? Perché è un moto ascendente di movimento e di lotta che viene sì raccolta, viene raccolta da organizzazioni sindacali, da grandi movimenti come i nostri amici guidati da Mélenchon, ma anche dalla destra, perché appunto questa trasversalità segnata da una logica di classe, ma trasversale, ha precisamente il senso di una rivolta, come è stato detto molto acutamente, qui mi fermo perché il passaggio secondo me è decisivo per importanza, configura uno scontro tra il popolo e l'élite. Ma diversamente dalle esperienze populiste come quelle italiane, in cui il conflitto con le élite è il conflitto con la casta, lì il conflitto con le élite è con tutta la classe dirigente, economico, sociale, politica. È il popolo contro l'élite. Guardate che è vero anche concettualmente, perché è difficile che voi troviate un esponente della élite, l'ultimo visto che è Manuel Valls, l'ex primo ministro socialista, che alla domanda ma lei cosa farebbe, lui dice ma io voterei come Macron, chiaramente. Appunto le élite pensano a che cosa? Alle compatibilità economiche, perché tra di loro non entra un altro ragionamento, dice costano troppo, il punto è costano troppo, cioè le pensioni sono un costo. I costi vanno ridimensionati perché è incompatibile con il rischio dell'inflazione, del debito e di altro ancora. Il popolo ragiona invece sui bisogni, non sulle compatibilità, sui bisogni. E da qui uno scontro in qualche misura non mediabile, perché non stiamo parlando di una quantità diversa, stiamo parlando di una qualità diversa. Bisogni contro compatibilità, cioè è una vera critica dell'economia, di questo capitalismo, quello che è in campo con questa lotta popolare, perciò è anche difficile da realizzare, ma la sua potenza lo si è vista anche nei riverberi parlamentari. Ora, questo governo deve accedere a un colpo di mano, lo sappiamo tutti che è, diciamo, compatibile con la Costituzione repubblicana francese questo atto, ma l'atto è chiaro, però mette in mora il Parlamento. Cioè l'atto può essere controvertibile sul terreno del diritto, non sul terreno del suo significato antidemocratico. È un provvedimento che fa passare una legge impedendo al Parlamento di pronunciarsi sulla medesima. La bypassa in nome di una autorità chiamata in causa come risolutiva. E questo però aggiunge anche una ingovernabilità ulteriore, perché il movimento di massa si sente truffato nel momento in cui persino gli strumenti classici della democrazia rappresentativa vengono messi in mora, perché il governo non è sicuro con un voto parlamentare di poter far approvare la legge. Ed è dimostrato adesso con i numeri,
perché la mozione di sfiducia non passa per 9 voti, il che vuol dire che siccome la base di consenso viene misurata in Francia per questi provvedimenti sugli elettori e non sulle presenze in aula, ma non sui votanti, ma sugli elettori, in realtà è evidente che il governo non ha una maggioranza parlamentare, quindi è costretto a un colpo di mano e il movimento non si ferma. Cioè non è che domani dice, sai, lo sciopero è... No, giovedì avremo lo sciopero generale. E quindi lo scontro, diciamo, prosegue dall'esito incerto. Certo che la carta che ha messo sul tavolo è una carta pesante, autoritaria, in qualche modo violenta politicamente, quella di Macron, ma non è detto che gli riesca. E in ogni caso, questo governo ha segnato la sua fine. Quindi può essere che ce la faccia passare su questo provvedimento, ma il fatto che possa passare su questo provvedimento, cosa ancora non sicura peraltro, che possa passare, non dice che ha vinto questa battaglia, perché come i Gilets Jaunes hanno disseminato un fondo che può promuovere, che ha promosso la rivolta, questa è un'ulteriore sedimentazione. E intanto la cosa più importante è la rottura verticale tra le classi dirigenti e il popolo in Francia. E dunque una nuova stagione, come dire, dello scontro sul tema della democrazia, oltre che dei grandi contenuti sociali. Grazie Fausto. Mi veniva in mente una cosa rispetto a questa idea della compatibilità. Forse anche la guerra ha dimostrato che in realtà queste compatibilità ci sono per alcune cose, come la spesa per le armi, che è del tutto incompatibile con, appunto, come dicevo, con i bisogni delle persone. E quindi anche questo elemento di, come dire, di mascheramento è un po' svelato. Quindi in realtà è sì, ma perché sai, ma loro su questo non sono mai stati, come dire, ipocriti, perché in realtà delle compatibilità si è sempre parlato solo sul terreno del rapporto tra il sociale e l'economico. Tutte le altre dimensioni sono fuori da queste. E adesso, se volessimo tornare al punto più duro, si potrebbe tornare a parlare del rapporto tra salario e profitto, perché naturalmente nella sua traslazione generale, cioè come ordinamento generale di sistema, perché in realtà l'unica compatibilità che il sistema richiede e pratica è quello del vincolo della coerenza col vincolo esterno, e compatibilità col vincolo esterno, come diceva Claudio Napoleone. Il vincolo esterno schiaccia il vincolo interno. Il vincolo interno sono i bisogni, il soddisfacimento dei bisogni. Un rapporto dialettico è tra vincolo interno e vincolo esterno, cioè tra i bisogni delle popolazioni e, diciamo, le domande macroeconomiche del sistema. Questo contrasto è sempre regolato dal conflitto e nella democrazia. Noi da decenni lo abbiamo invece regolato da un neo-autoritarismo determinato dall'affossamento della democrazia reale e dal predominio nel mercato e con il mercato della competitività economica e finanziaria. Esatto. E adesso, mettendo un po' i piedi da quest'altra parte del confine, nella Repubblica Cisalpina, come vedi, come pensi che sia la situazione, che evoluzione possiamo, che cosa possiamo imparare intanto, e che cosa, perché non c'è un'attivazione poi invece? Domanda tua, Roberto, difficilissima, è quasi incomprensibile perché non ci sia un contagio. Questa straordinaria esperienza francese, che appena al di qui delle Alpi, non è che sta nel Sud America o che so io, lontano, non per dire che sia che il Sud America non varrebbe ugualmente come lezione, ma almeno lontano. Qui è proprio, ce l'hai forse, è addosso a te questa condizione. Perché? Perché non c'è il contagio? La domanda a cui io fatico a rispondere. Per quanto la spiegazione fondamentale sia nella scomparsa di una sinistra di opposizione. Questo è il punto.
È un punto chiave questo. Però è una spiegazione necessaria ma non sufficiente. Per due ragioni. A, perché in ogni caso non c'è un contagio che anche subendo, diciamo così, il peso drammatico dell'assenza di una sinistra politica in Italia, di opposizione, non serpeggi attraverso altre istituzioni sociali, per esempio i sindacati. Perché? Perché no? E questo è un problema molto grande. Perché malgrado a volte ho letto il programma ancora che il segretario della CGIL ha enunciato, al di là del fatto che possono essere dei punti di parziale dissenso, ma l'impianto ha una sua forza. E ho capito, ma perché non produce contrasto, lotta, capacità di mobilitazione, cioè di affrontare il tema capitale del sindacato, cioè quello dei rapporti di forza. E poi perché ancora non ci sono motei spontanei di conflitto, che anche qui abbiamo molte spiegazioni sociologiche, lo so bene, la polverizzazione di molte attività lavorative, la disarticolazione della compagine lavorativa, le divisioni profonde prodotte da questa rivoluzione capitalistica in corso, che ha fatto del lavoro una merce, una desoggettivizzazione del lavoro, tutto vero, però sono spiegazioni che non riescono a convincermi del tutto. C'è insomma un punto che io credo dovremmo esplorare di più, che è proprio questo: perché in Italia, di fronte a un governo così di destra a destra sul terreno sociale come su quello politico, istituzionale e culturale, perché c'è una sorta di, come si può dire, indiscutibilità dell'andamento dominato dall'impresa capitalistica? Questo è il punto che io propongo. Perché? Lo vediamo da mille vicende. La più elementare da vecchio sindacalista è quello del rapporto appunto tra salario e profitto. E qui c'è una spiegazione. Io vedo uno slittamento anche nel migliore dei sindacati, parlo dei sindacati di massa naturalmente, sindacati confederati, sui temi della distribuzione del reddito verso un rapporto indiretto con la questione salariale, che viene beccata attraverso il fisco. Teniamoci, il fisco è una questione importantissima. E hanno ragione a denunciare le politiche del governo, intendiamoci. Varrebbero lo sciopero generale le politiche del governo per il loro carattere così marcatamente classista. Quindi non ho un'obiezione nei confronti di questo punto. Ho un'obiezione del fatto che si racchiuda la questione distributiva sulla questione fiscale. Così, facendo venire in meno un punto centrale di cui parlerò tra un minuto, e B, spostando il conflitto sul terreno istituzionale invece che su quello sociale, o meglio, esaurendo la domanda di una redistribuzione del reddito sul terreno della richiesta di modifiche legislative e non invece sul terreno di una redistribuzione diretta. Domanda: ma perché non si chiede un aumento generalizzato dei salari? Visto che i salari italiani sono i più bassi d'Europa, se facciamo le comparazioni, facciamole con gli altri paesi europei sul terreno dei salari. Se tu per decenni hai, diciamo così, guadagnato il 3% quando gli altri guadagnavano il 30% di rivalutazione dei salari, la domanda perché non c'è una rivendicazione generalizzata di aumento dei salari, secondo me, è senza risposta. E questo vuoto è un vuoto significativo. Di che cosa? Di un'attenzione del sindacato prevalentemente ai livelli istituzionali, come di un inserimento del sindacato, anche in termini qualche volta conflittuali, almeno dichiarato, ma sul terreno istituzionale, uno slittamento, insomma. E questa è una delle ragioni che
impedisce il contagio con l'esperienza francese, che è tutta sociale, tutta sociale. E anche, guardate i contributi della politica, anche quelli più, come dire, militanti, non oscurano il terreno fondamentale che è lo sciopero, la lotta di piazza, gli scontri di piazza, il protagonismo delle masse. Non so, tanto è vero che possono sostenere, guardate che non è una critica, quei movimenti sia, diciamo, organicamente, la formazione, diciamo, della sinistra di opposizione guidata da Mélenchon, sia un qualche ammiccamento della destra di Le Pen. Ma non è perché quel movimento è indifferente alla, diciamo così, discriminante tra destra e sinistra, perché quello è un movimento di popolo, interamente collocato sul terreno sociale. E secondo me questa che è stata anche una forza della tradizione italiana, che viene fin dal PC, no? Della valorizzazione del confronto istituzionale, secondo me adesso sta diventando, secondo me, una palla al piede. Una palla al piede, perché se tu, per esempio, ho visto anche nel congresso della CGIL, su cui non voglio fare polemiche, perché sono un vecchio militante, vengo da quella casa, sono stato per troppo tempo in quella casa, tanto da considerarmi la mia nel senso di appartenenza. Però che cosa non mi convince per niente di questo congresso? Appunto questo slittamento istituzionale, questa richiesta di legittimazione, se volete, il tema della reciproca legittimazione tra governo e sindacato. Ma la richiesta di legittimazione è un a priori sbagliato, perché l'a priori è che io lotto per i miei obiettivi e in grazia a questo sono legittimato dalla mia forza e rappresentanza democratica di una parte a essere non ascoltato, interloquito. Tu, io chiedo a te, governo, di rispondere alle mie rivendicazioni e in grazia a questo devi accettarmi come soggetto di confronto e di trattativa, ma in grazia a questo. E questo punto, secondo me, è un punto delicatissimo della riflessione da fare. Insomma, il movimento in Francia è più libero, diciamo così, dal vincolo istituzionale, è più libero. E questo vincolo istituzionale può essere, un tempo avveniva attraverso i partiti ed era criticato. Ricordate la formula di De Vittorio? Autonomi dai padroni, dai governi e dai partiti. Ma autonomi vuol dire avere una capacità di mettere in campo una forza e una potenza. Autonomo non vuol dire semplicemente la potenzialità di dissentire. E per un sindacato autonomo vuol dire avere una capacità di dislocare forze in termini tali da poter contrastare ciò che non ti piace, altrimenti l'autonomia non c'è. E io penso che questa è una riflessione che andrebbe fatta a tutto campo. Ti ringrazio. E non so, abbiamo alcune domande. Chiedo a Francesca, Elena, se vogliono unirsi, se no c'è Alessandro. Sì, Fausto, tu sì. Sei partito col discorso sul tempo di lavoro e tempo di vita, no? Sì. Quando parlavi della situazione francese. Sì. Ora vorrei che riflettessimo un attimo, perché tu hai anche parlato di questa differenza tra la situazione italiana, che è soggetta a questo slittamento istituzionale, come l'hai chiamato, sì, tu, mentre invece facevi questo discorso sulla Francia, come dove le lotte sono dentro il sociale, diciamo, in cui coinvolge, sì, il popolo. Allora ti volevo far riflettere su questo discorso, che secondo me è molto importante, che è quello della riproduzione sociale. Perché ovviamente, se uno focalizza, diciamo, una società capitalistica, c'è certamente il lavoro salariato, ma e l'accumulazione, diciamo, del capitale, no? Però questa roba è sorretta sul fatto che c'è tutta una parte che si chiama appunto riproduzione sociale, che riproduce i lavoratori da un lato, che poi vanno a finire nel lavoro salariato, ma poi è quella che fa comunità, legame sociale, lavoro di cura, e che ovviamente nella maggioranza dei casi è dentro il sistema
diciamo, lavoro non salariato, in buona misura, non mercificato, fatto soprattutto dalle donne. Ora, nel caso francese, diciamo, le nostre società sono caratterizzate da un punto di vista della riproduzione sociale da due fenomeni fondamentali. Uno è la denatalità, di fatto, o comunque il crollo della natalità, e dall'altra l'allungamento della speranza di vita, no? Siamo passati da 55 a 80 anni nel giro di 4 decenni. Ecco, nel caso francese la cosa interessante è che sembra esserci, forse appunto soprattutto da parte del movimento sociale, una forte attenzione al tema della riproduzione sociale. Tu citavi le 35 ore, il che significa la possibilità, soprattutto in questa fase dove le famiglie per stare in piedi hanno bisogno del doppio reddito, per cui tu hai da una parte gli uomini, il famoso capo famiglia, ma c'hai anche le donne che stanno al lavoro, no? Ecco, e quindi è chiaro che le donne poi devono trovare il modo di combinare, soprattutto, e più stringo, ora, e questo da una parte, quindi le 35 ore, dall'altra il tema dei servizi sociali, che su cui, o di un welfare amichevole rispetto alle famiglie, per intenderci, che certamente quello francese è molto di più, è forse uno dei casi più avanzati in Europa, ecco, in termini di servizi, asili, eccetera. Ecco, vorrei che tu facessi un po' una riflessione su questo. Grazie. Grazie a te. Argomento, diciamo, di grandissime portata, come sai bene. Le esperienze del femminismo ci hanno aperto tutti a questo terreno così, così impegnativo, così difficile, perché fatto è proprio una critica all'economicismo, quello che in qualche modo emerge, che le donne ci hanno insegnato a in qualche modo a concepire, e di cui, della cui riflessione abbiamo assolutamente bisogno. Cioè, io credo che nel momento stesso in cui parliamo di tempo di lavoro e tempo di vita, dobbiamo avere l'umiltà, noi maschietti, di piegarci a un rapporto con l'esperienza delle donne e con il sapere delle donne che è insostituibile. E che anzi, secondo me, è il fulcro di qualunque ragionamento possibile sulla riproduzione sociale. E l'altro tema di cui abbiamo bisogno di riappropriarci è il tema Del tempo di lavoro e tempo di vita. Noi siamo in una condizione di desertificazione della riflessione. Io ho l'età per ricordarmi, tra gli anni 60 e gli anni 70, riflessioni come quelle di André Gorz, che aprivano uno spaccato completamente fino allora sconosciuto su questo tema del tempo di vita e tempo di lavoro. Tanto che Gorz proponeva, per esempio, come vi ricorderete, a molti di voi si ricorderanno, l'idea di una cessione di X ore della vita a un governo pubblico dei lavori, finite i quali potevi prenderti delle libertà e potevi dimensionare del tempo, per cui potevi anche decidere che una parte di queste ore le spendevi nell'età a matura e liberavi del tempo durante l'attività, la vita giovanile e tante altre cose ancora. Questa cosa è scomparsa. È scomparsa mentre avrebbe tutte le ragioni di avere accese le luci su questo tema, perché il rapporto tra lavoro e riproduzione sociale ripropone, adesso lasciate, tanto dobbiamo far presto, quindi ripropone una questione che aveva ben intuito Marx e che capisco che detta adesso sembra una fuga in avanti, ma non è vero. È la riflessione sulla liberazione del e dal lavoro salariato ed è la costruzione del lavoro come libera attività umana, di aprire lo spazio per il lavoro come libera attività umana. Questa libera attività umana nelle donne c'è ed è imprigionata, ma anche c'è e andrebbe, come dire, disvelata questa potenzialità compressa dal dominio della società capitalistica e dall'alienazione. E tutto il lavoro andrebbe riattraversato. Ho detto perciò non solo riduzione dell'orario di lavoro, ma riduzione del tempo di lavoro rispetto al tempo di vita. Lo slogan francese "vogliamo vivere" è fondamentale. Non è una fuoriuscita dalla critica del lavoro, è invece l'affermazione di una priorità
Cioè, se voi non mi garantite questa priorità, io vi contrasto fino in fondo. Non accetto neanche il prolungamento di un minuto del mio tempo che vi do di lavoro, perché voglio organizzare la vita diversamente. La promessa del grande moto francese è proprio questa, la riapertura di una questione centrale, che è proprio il rapporto tra produzione e riproduzione. E quindi il tema di nuovo della liberazione del lavoro e dal lavoro. E dal lavoro. Insomma, perché c'è un'indignazione in Francia, lo vedete bene, non è solo una lotta, è un'indignazione. C'è una rabbia dentro, furibonda, perché c'è un'offesa alla dignità umana. Se tu mi chiedi di lavorare ancora qualche ora, non dico qualche giorno, non dico qualche anno, io ti mando a quel paese, perché io ho lavorato da sempre e adesso è tempo che tu riconosca uno spazio per la mia vita. E nel momento in cui si constata che il tempo di attesa di vita di un lavoratore è 6-7 anni inferiore a quello di uno che non fa attività manuale, ma io non posso tollerare che tu mi rubi un'altra parte del mio tempo. Questa è, diciamo, l'indignazione e anche la molla etico-morale che sta dentro il grande conflitto francese. Eccomi qua. Grazie Fausto, gli applausi sono... sono già partiti e insieme agli applausi anche i nostri più calorosi auguri per domani, perché sì, se non capito. Si fa tu sei molto gentile a non ricordarlo, ma sono 83 questi anni. No. tanti auguri a voi tutti, grazie, tantissime felicitazioni, grazie a tante. Con l'augurio di vederci ancora presto. A presto. E voi siete molto cari tutti. E un abbraccio grande. Grazie di un vecchio compagno. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.